Bene e benvenuti su GitBar, nuova settimana e nuovo episodio qua nel nostro bar degli sviluppatori. La temperatura è sempre più calda, noi potremmo andare in ferie, ma siamo ancora qua. E con me ho un super amico, una delle persone che è stata tra i primi ospiti di GitBar ed è rivenuto a bersi una birra con noi. Ed è un miracolo perché ha più date di Vasco Rossi dei tempi d'oro. Infatti nell'immagine mia, no? Lo immaginavo su, non so se avete presente i camper americani delle tournée delle rock band, lo immaginavo su un camper a fare da una conferenza all'altra. Ma prima di presentarvelo, il mio ruolo, quello un po' palloso, è di ricordarvi rapidamente i nostri contatti: info@gitbar.it ed @brainrepo su Twitter sono i modi canonici per entrare in contatto con noi. Anche se devo dire che il gruppo Telegram è ormai diventato la nostra casa. 871 membri che si danno una mano a mo' di banco del mutuo soccorso, ma anche con i quali appunto scambiamo opinioni, spesso contrastanti, e ci divertiamo talvolta a condividere meme. Per chi non l'avesse ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi. Benvenuti su GitBar, il podcast dedicato al mondo dei full stack developer. I mezzo artigiani, mezzo artisti, che ogni giorno infilano le mani nel fango per creare, nel modo più efficiente possibile, quei prodotti digitali che quotidianamente usiamo. Detto questo, è arrivato il momento di presentare il nostro ospite. Ho con me Francesco Sciuti. Ciao Fra, come stai? Bene, bene, molto bene. Ti devo dire che non vado in tour da una conferenza a un'altra, ma vado in tour di notte dondolando da un bambino a un altro, che è un po' diverso. Però vabbè, sono grandi soddisfazioni anche quelle, se non maggiori. E ti devo dire che una cosa che hai detto cambierà il mio omaggio, il mio tip extra mondo dello sviluppo, quello. Vabbè, dopo ti dirò. Ah, sono curiosissimo, mi hai messo la pulce sull'orecchio. In realtà però l'immagine, sai, di vederti dentro un camper che fai una lunga tournée per tutti gli States ci sta a palla. Tra l'altro so che sei anche musicista, tu, no? Lo ero, ho suonato per tanti anni la batteria. Intanto ciao a tutti, non so cosa ho salutato, quando faccio adesso. Ho suonato per tanti anni la batteria, con scarsissimo successo, però devo dire che mi divertiva molto. E ti devo dire che già una cosa on the road negli Stati Uniti l'ho fatta, avevo una Focus, non era un camper, però è stato super divertente. Certo, combinare le due cose sarebbe stato il massimo, ma per adesso ci facciamo bastare quello che abbiamo. Chi lo sa, magari domani. Beh, mai dire mai. Domanda. Tu è da tanto tempo ormai che ti occupi di web, no? Ed è un mondo dove ci sguazzi abbastanza abilmente come casa tua. Lo vedi un po' come casa tua. Allora, la mia domanda è, siccome sei stata una delle persone che ne ha parlato di più in giro per l'Italia di questo concetto, volevo chiederti, qual è lo stato di salute delle progressive web apps? Se ne parla ancora? Se ne parla di meno? Stanno perdendo appeal? Come lo vedi? Allora, questa è una domanda un po' curiosa, un po' dalla risposta non scontata. Lo stato di salute delle progressive web app, allora, io la vedo un po' così, che ovviamente è un mio parere personale, che però, diciamo, ha delle fondamenta che secondo me possono essere abbastanza solide. Allora, così come ce le immaginiamo canonicamente, come ci state presentate inizialmente, probabilmente la loro faccia, il loro aspetto non è esattamente quello di una volta. Quello che sono oggi
le progressive web, o meglio, secondo me, nonostante lo stato di salute dovrebbe essere migliore, perché nel mondo Apple finalmente si stanno sbloccando un po' di cose che sono stati i limiti delle progressive web app, una su tutte, famose push notification, mai pensate come fattibili, e invece in realtà cominciamo a vedere che molte delle feature che erano totalmente impossibili da avere su Apple stanno arrivando, e ora non ricordo la versione di iOS, ma sono lì pronte per cominciare ad essere utilizzate. Però secondo me ci sono due aspetti delle progressive web app che sono cambiate e che sono interessanti, e una di queste, anzi più di una di queste, sono anche dei casi d'uso concreti. E cioè, uno, la cosa interessante delle progressive web app che ci lasciano in qualche modo da subito sono tutte le capabilities che sono state costruite sia per far sì che le progressive web app potessero essere quelle che sono oggi, sia on top, cioè diciamo per migliorare l'esperienza di vita di un'applicazione web. Dopo magari ne parleremo, anche parlando appunto delle web capabilities in genere, però devo dire che questo genere di migliorie hanno portato una miglioria più ad ampio spettro rispetto alle progressive web app. Secondo me quello che invece oggi fa veramente la differenza sulle PWA è averle come possibilità di installarle sul proprio computer, insomma, diciamo simulando un'applicazione standalone canonica che avremmo avuto sulla nostra applicazione, quindi l'installabilità sul nostro sistema operativo, non mobile, desktop. Questa, secondo me, è una delle cose più interessanti. Infatti ci sono un sacco di API che sono costruite, ci sono pensate, sono in lavorazione, insomma, diciamo, sono calde, mettiamola così, tanto il periodo, come dicevi tu, aiuta col caldo. Sicuramente hanno fatto sì che molte scelte rispetto a prima non passassero magari da Electron, no? Cioè, non per forza qualcosa che volevi avere installato sulla tua macchina passasse per forza da Electron. Questo grazie anche a tante web API che sono nate, ma io ne sono un esempio. Molte delle applicazioni che precedentemente utilizzavo aperte in un tab del mio Chrome, del caso, oggi ce le ho come iconcina, come applicazione standalone della mia macchina, e così le seguo e le chiudo esattamente con un'esperienza analoga a quella, cioè chiudendo un po' l'esperienza tra nativo e mobile. Questa è una cosa importante. Quando si fa riferimento alle progressive web app, si pensa sempre che il gap da nativo a da nativo a dico mobile, ok, sia netto, cioè che ci sia da un lato il nativo inteso come abbiamo la nostra applicazione mobile, abbiamo il nostro programma installato nella nostra macchina, bla bla bla. Dall'altro lato c'è il web, quindi scusami, prima ho detto male, non volevo dire nativo e mobile, volevo dire nativo e web come differenza. E i progressive web app di solito si pensa, ok, posso installare la mia applicazione sul telefonino, no? Sul mio smartphone. Non è quello. L'obiettivo della progressive web app è colmare l'esperienza tra nativo e web. Poi il web lo puoi vivere chiaramente su mobile, lo puoi vivere sul tuo desktop. E quindi concludo sulla domanda, ci sono solo 3 ore, ma si sa che io se comincio a parlare non finisco più, poi tu taglia tutto. Domanda: secondo me le progressive web app paradossalmente sono più in forma oggi, nonostante se ne parli di meno, che rispetto al passato, quando era una buzzword da utilizzare o da mettere nel proprio talk per farsi selezionare alle conferenze. Diciamo che sono variate in
molto di più, in una maniera molto più, dico trasparente, ma è un termine, insomma, può andare bene come no, non può andarlo, però spero ti piaccia lo stesso. Sì, devo dire che in realtà quello che ho notato è che è cambiata radicalmente, al di là del fatto che le capabilities, il numero delle capabilities e la qualità delle capabilities stia evolvendo e crescendo, ma una cosa che ho notato è che è cambiata proprio la consapevolezza con la quale si utilizza questo tipo di, si realizza e si utilizza questo tipo di applicazione. Adesso, secondo me, un po', il fatto di poterle installare sia, secondo me, il fatto di poterle installare dà un boost in un certo senso, ma come dici tu, non è la discriminante per l'adozione, invece prima lo era. Quindi quello che hai evidenziato tu fa notare che in realtà è proprio una questione di consapevolezza di chi le usa e di chi le fa. Assolutamente sì. Ma infatti, quando ti dico colmare il gap, è molto diverso da dire ok, puoi avere la tua applicazione installata. Attenzione, cioè, quando abbiamo. Ti faccio un esempio che secondo me può essere determinante. Mentre stavamo chiacchierando, stavo riguardando alcune web API che sono state rilasciate, poi se vuoi parliamo anche del processo di rilascio appunto delle web API per come sono pensate oggi. Una di queste, ad esempio, è la possibilità di gestire il multiscreen window placement, cioè gestire effettivamente il posizionamento delle finestre con multiscreen, quindi con più screen, più schermi. Mi veniva il termine. E questa cosa, se ci pensi, non è tanto ok, posso installare la mia applicazione sul desktop. No, è un boost incredibile di incrementare l'esperienza utente, ma in senso molto più ampio. Poi lo fai installando l'applicazione, perché ad esempio questa è un'API che lavora se installata la Progressive Web App. Però ripeto, lì il valore aggiunto non è che ce l'hai installata. Tu ce l'hai installata perché l'utente deve avere consapevolezza di quello che è tutte queste belle cose, ma poi magari ne parliamo dopo. Ma il succo è che migliora l'esperienza di vita in genere, migliora proprio l'esperienza utente in genere. Ecco. Quindi diciamo non le isolerei più per come erano state proposte, come dicevi tu, per come sono state lanciate, ma. Diciamo che le Progressive Web App oggi fanno parte di un'evoluzione secondo me molto più grande, ecco, vediamola così. Esatto, infatti volevo arrivare là. Volevo buttare dentro al calderone altri due concetti, no? Da una parte abbiamo WebAssembly, dall'altra WebGL. Cioè, fino a ieri, uno dei pain point, dei punti, dei contro delle Progressive Web App era appunto la performance, no? Girando dentro un browser, la performance è quello che è e ne siamo consapevoli. Però con l'apparire nel mercato di queste due tecnologie, pensi che davvero possa avere un boost? Perché io ancora ho visto un pezzettino del boost, ma non ho ancora visto la spinta forte, no, di queste due tecnologie nella direzione delle Progressive Web App. Cioè, non ho ancora grossissimi esempi di applicazioni che utilizzano a palate. In realtà ce l'ho, Figma è una di queste, no? È la più rappresentativa ad oggi, no? Sì, esatto. Però oltre a quella, diciamo, non vedo che questo verbo, questo approccio si sia disperso, si sia moltiplicato e replicato in altre situazioni. Quindi, quanto questo approccio può dare ancora il boost? Quanto c'è da fare? E secondo te, quali sono le insidie nascoste da questo approccio? Mi piace come domanda. Approvata. No, a parte gli scherzi. Allora, tu hai sottolineato due cose interessanti. Uno è quanto queste due tecnologie, nel nostro caso specifico, WebAssembly da un lato e WebGL dall'altro,
possano offrire tantissimo boost a livello di esperienza utente, no? Però attenzione ad una cosa, anzi a due cose. Innanzitutto, WebAssembly, WebGL, in particolar modo WebGL, è più una un'esperienza migliore a livello di strettamente di contenuto, non di esperienza utente a tutto tondo. Quello è un altro discorso. Tra l'altro, WebGL in realtà verrà pian piano soppiantato da quello che è WebGPU, che è una delle nuove API che lavorano molto più a stretto contratto, questa lasciano la tagliare con le GPU, ok? Quindi diciamo che, infatti, se non mi ricordo male, Babylon già lo supporta, e ci sono anche un po' di test anche da vedere. Su WebAssembly invece faccio un altro ragionamento, e dopo concludo dicendoti invece una cosa sulle prestazioni. Su WebAssembly ti dico, WebAssembly è un mondo a sé stante secondo me, e ne stiamo facendo esperienza, vedendo anche tutto quello che ci sta cominciando a ruotare attorno, vedi, quasi, no? Quindi la possibilità di avere, cioè WebAssembly anch'esso è nato strettamente con uno scopo, no? Ma poi in realtà, per quanto si possa immaginare uno scenario per uno strumento, lo chiamo strumento, ma cioè, chiaramente sto utilizzando un termine più generico. Lo strumento, poi, il vero utilizzo lo darà l'utilizzatore stesso. Faccio un esempio stupido, anche se mi viene in mente sempre una scena quando penso a questa cosa. Un pallone da pallavolo normalmente è pensato per giocare a pallavolo, ma Tom Hanks lo utilizza per farci un compagno. Perché? Perché in quel caso Wilson ha avuto un altro scopo, no? Tu pensa se a posto di esserci un naufrago ce ne fossero stati più di quelli che giocano a pallavolo, automaticamente uno strumento sarebbe trasformato. No, poi penso sempre alla scena, quella dei Griffin, ma quella è un'altra storia, io mi auguro tu non sia qui a ricordare. No, quello che dici è molto interessante. Io ricordo spesso qua nel podcast, cito Vittoria, la mia amica che faceva la poetessa, no? E lei diceva, quando tu scrivi un libro, in questo caso possiamo inquadrare il libro come uno strumento, no? Nel momento in cui tu lo pubblichi, o comunque nel momento in cui tuo marito o la persona che è accanto lo legge, quel libro non ti appartiene più, perché è calato in un contesto dove sono gli altri i proprietari di quel concetto, di quello strumento, in quel caso di quel libro. Per cui se tu vai a dire no, non lo devi usare così, lo devi usare cos'ha, non funziona più. Ormai è in mano alla community, è in mano all'ecosistema, che ne farà quello che vuole. Quando ti ho citato WebAssembly, non l'ho citato a caso, ma perché ho fatto un ragionamento qualche giorno fa. In questo periodo ci sto ragionando attorno al concetto di Progressive Web App a livello più filosofico, ma nei termini della filosofia da bar, no? A livello più concettuale, possiamo dire, e faccio l'esempio stupido: dovevo realizzare un'applicazione che mi calcolava una waveform, ok? Il modo più semplice per me, che sono fortemente ancorata al web, è quello di utilizzare comunque l'API audio di JavaScript, o per essere meglio, per meglio dire, l'API audio del browser, e fare l'analisi della waveform. Non fatelo, perché se il file audio è di un'ora e mezzo, un'ora e venti, come gli episodi di Gitbar, non fatelo, perché potete metterla a fare e andare a bervi il caffè e poi a ubriacarvi col vostro migliore amico. E quando tornerete non ha ancora finito di farlo. Però nel contempo ho pensato, allora io prendo i dati, li sbatto dentro WebAssembly. C'avevo già uno script Rust, che è quello che utilizzo per estrarre la waveform. Ci tiro fuori i picchi, genero l'SVG e il gioco è fatto. Quindi
questa cosa per me che sono uno sviluppatore web, metto, quindi posso farlo anch'io, non devo prendere in mano, che ne so, Rust o le librerie grafiche per andare a farmi l'interfaccia X, oppure no, lo posso fare semplicemente e questa cosa gira, mi gira nel browser, quindi posso distribuirla come completamente client side, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. E prima citavi Figma, no? Tu pensa Miro, no? Pensa a degli infinite canvas come quelli. Ovviamente lì c'è forte utilizzo di questo genere di esigenza che prima non era pensabile. Attenzione ad una cosa, però, e ci tengo a dirla, prima ho detto, voglio aggiungere una cosa, e cioè, è vero, sicuramente non puoi pensare con l'API di JavaScript di fare quello che vuoi, ok? Non è pensabile per tutti i limiti che ci stanno dietro, però ti dico una cosa, un caso come il tuo chiaramente è assolutamente per un utilizzo comune di JavaScript, comunque di un'applicazione web. Però attenzione, quando prima invece dicevamo comunque l'esperienza web non è mai così appagante a livello di prestazioni, io mi permetto di dirti una cosa. Di recente mi sono un po' dedicato allo studio del browser, no? Cioè a come cacchio funziona un browser. Ho fatto un talk, tra l'altro il nome secondo me è divertentissimo perché è qualcosa, mi sto ricordando esattamente, noi a me, tipo, siamo tutti bravi con il browser degli altri. E quello che ho notato è che verissimo, ci sono grossi limiti, c'è un main thread che fare talmente tante cose che bisogna stare attenti. Quindi attenzione, spesso e volentieri siamo più noi sviluppatori a fregarcene abbondantemente piuttosto che a cercare la soluzione. E qui aggiungo anche un'altra cosa: viviamo di eterne astrazioni. C'era un caso, ho visto, non so se sto divagando, ma tu lo sai con me, non è Sei su GitBar, qua possiamo dire quello che è, se siamo in un bar, quindi. esatto. Vedevo l'altro giorno un talk molto interessante, o perlomeno era molto interessante la primissima parte di questo talk, poi il resto era interessante. Quello che mi ha colpito particolarmente ed era la presentazione di Quick da parte di Misko Everi, non so, la pronuncia di Misko Everi sarà tremenda, comunque il creatore di AngularJS, no? E anche di Angular, uno dei, poi lui è uscito, ma vabbè, altre storie. E lui sottolineava questa cosa, diceva: stiamo attenti che quello che succede normalmente è che oramai siamo tutti abituati ad utilizzare delle astrazioni o comunque dei framework, non rendendoci conto che il primo ostacolo da superare è proprio quello. Cioè, il problema è che abbiamo un'esperienza più lenta o il problema, pensa, dell'hydration da risolvere in fase di caricamento, quello ce l'abbiamo perché prima di tutto deve salire il framework, no? Non so se la sto semplificando chiaramente, per carità, però è giusto per riuscire a dare un'idea. Abbiamo bisogno prima di una shell, perché poi, volente o nolente, se prima non parte JavaScript, non possiamo fare niente. Possiamo fare niente, no? Quindi, diciamo che probabilmente prima di pensare a tutte queste cose, probabilmente bisognerebbe ragionare a scrivere un po' meglio. Io conosco pochissima gente che delega la roba ai web worker, ma pochissima gente che lo fa. Ora, dico, non è che io sono bravo, gli altri no, io sviluppo oramai tipo una volta ogni 6 mesi, quindi figurati. Però, diciamo che ci sono degli strumenti, ancor prima di ragionare di ma allora io questo lo faccio in WebAssembly, così ho le prestazioni migliori. Posso dire brutte parole qui? Non me lo ricordavo. Vabbè, le evito. Assolutamente sì, vai sereno. Ma non si può fare, no? Ma non esiste. Sto tentando di contenere in qualche modo. No, prima pensiamo a risolvere i problemi con quello che abbiamo. Cioè, è inutile
che pensiamo a delle soluzioni incredibili con WebAssembly, se prima non abbiamo provato manco a delegare un'operazione magari più dispendiosa semplicemente a un web worker, o quando parliamo di audio magari cominciare a vedere come funzionano i worklet a riguardo, che sono dei worker specializzati per determinati compiti. Chiaramente sempre un problema al di sopra di tutto, ok, però sta cosa poi deve girare un po' dappertutto, no? Quindi ci sono casi e casi, non per i web worker, per quello non ci sono scuse secondo me, però diciamo che chiaramente poi ci sono casi e casi. Ti dico anche di più, perché io poi non sviluppo più, è vero, però di contro ho una fortuna in questo momento, nonostante non abbia molte facoltà mentali a disposizione di recente, ho la possibilità di scegliere quello che voglio studiare, no? Cioè io non studio quello che fa più hype in quel momento, o sai, se la libreria magari ancora non è matura, non mi conviene parlare, ma che me frega? Cioè, ho scritto di ROM JS molto prima che se ne sapeva già, è stato scritto due volte. Io ho questo vantaggio di poter scegliere un po' quello che mi piace studiare. Te lo dico perché? Perché proprio su WebAssembly quello che sto studiando è WOT. Se tu parli con chi lavora con WebAssembly, WOT non ha neanche idea di che cosa sia, ma è sostanzialmente la modalità, cioè sto dicendo in maniera un po' brutta, ma è il modo, cioè il linguaggio testuale per scrivere WebAssembly, che poi sostanzialmente è ciò che tu otterrai se decompili un WASM fatto in Rust. Mica ti torna in Rust quello che decompilerai, no? Quindi anche lì ci sono livelli astratti. Ovviamente se ti devi mettere a scrivere una cosa completa, sei un pazzo se ti metti a farli in WOT, ci mancherebbe, per carità. Diciamo, diamo sempre un po' la colpa agli altri, per gli altri intendo, cioè a qualcos'altro, no? Mai che ci chiediamo, scusami, ma io che cosa ci posso mettere di mio per migliorare un po' questa cosa? Poi ribadisco, ci tengo a dirlo perché non voglio essere il paladino de sto fatto, sto continuando ad automoderarmi incredibilmente, ma io lo dico perché in questo momento non ho il fiato sul collo per dover fare la consegna o risolvere il problema nel più breve tempo possibile, per carità, cioè me ne rendo conto, però ogni tanto, a posto di andare a vedere Solid, sto dicendo Solid perché da frontendista è quello che mi viene da dire, ma prima fatti un esame di coscienza per andare a vedere Solid, vedi se sai usare quello che ti dà a disposizione il tuo browser. Poi per carità, conosci l'event loop. Ad esempio, cioè, poi cioè, è giustissimo, perché poi io sono il primo affascinato da questo genere di cose. Lit, mi sono innamorato di Lit, no? Ma mi sono innamorato di Lit io personalmente per una ragione che è molto vicino allo standard, per quanto quasi così, però ad esempio, e poi prima di innamorarmi di Lit, ma ho sbattuto la testa su Web Component per due anni, ma ripeto, non voglio fare una figura, però tu hai evidenziato il problema. Io ho provato a fermarmi un attimo, perché il problema è un problema di consapevolezza sul contesto nel quale ci stiamo muovendo, no? Cioè, io credimi, ci ho perso qualche neurone dietro questa cosa, non tanti perché non ne ho in abbondanza, ma e credo che tutto dipenda, perché uno studio che sto facendo questo periodo riguardo al carico computazionale e allo stimolo correlato all'utilizzo e alla gestione del carico, non computazionale, cognitivo. Ah, okay. Al carico cognitivo e a tutti gli elementi che entrano in gioco, no, per la gestione del carico cognitivo. E credo che c'è un meccanismo che è quello che utilizziamo quando apprendiamo, che è un meccanismo
della soddisfazione rapida, cioè ci devono essere una serie di elementi che triggerino la soddisfazione rapida in modo da alimentare l'interesse, l'adrenalina e una serie di elementi che poi ti spingono a investire più effort nello studio. Quello che in realtà tutte queste astrazioni fanno è quello di semplificare una serie di livelli sottostanti tali per cui tu riesci ad avere una soddisfazione molto rapida e dei bocconcini di soddisfazioni molto rapide. Siccome io non sono molto diverso dagli altri, anch'io ho iniziato quei framework. Come ho imparato le basi? A forza di schiaffi in faccia. L'ho già detto qua nel podcast, no? C'è un solo framework del quale ho letto e ho studiato tutta la documentazione prima di scrivere una sola riga di codice, ed è React. Tutti gli altri ci ho approcciato con learning by doing, no? Quindi imparare facendo. E la soddisfazione è importante. Ma come fai a capire il contesto quando utilizzi questo approccio? Beh, a forza di schiaffi in faccia. Quando vedi che qualcosa non funziona nel rendering, la sto buttando così, no? Ci vai, te lo guardi l'event loop come funziona, no? O potrei dire la stessa cosa, no? Del frame, utilizzi Fastify, mischi promise con callback, vedi che succede il finimondo e dici no, ma allora come funziona l'event loop di Node? Ma guarda, scusami se ti interrompo, ma ti faccio un esempio credo esattamente calzante rispetto a quello che dicevi di aver letto e studiato a mena dito React. Oggi si vantano tutti i framework nuovi, a ragion veduta, per carità. Vedi Solid, vedi Svelte, vedi come si chiama? Fresh, tutta questa roba che sta uscendo. Si vantano di essere più fighi perché non basano la propria reattività su Virtual DOM. Ok, parliamo di DOM allora. Cioè, ok, facciamo tutti via. No, io allora mi sposto, quello non lo uso il Virtual DOM. Ma tu lo sai come si scrive un Virtual DOM? Pretendo che tu sappia scrivere un Virtual DOM. No, non so scrivere neanche io come l'hanno scritti quelli di React, ma per carità. Però quello che voglio dire è che anche nelle scelte che ti dà l'oggetto luminoso al quale l'uomo è attratto, ma è attratto perché è così, è proprio insito nell'uomo, se vede qualcosa che luccica ci si avvicina, no? Vuole capire che cosa c'è di interessante, no? In questo caso, ok, studiamo quello che volete, facciamoci attrarre, però porca miseria, cioè se c'è scritto grosso così siamo fighi perché non usiamo il Virtual DOM, stavo dicendo Steve Harris, lo lascio a voi, conoscete Steve Harris, Rich Harris ne ha fatto una campagna su questo non usiamo il Virtual DOM, io non uso il Virtual DOM. Ma se non sai esattamente qual è il limite del Virtual DOM, perché ti dovrebbe convincere quel framework? Perché te lo dice un altro. E allora ti faccio una provocazione, perché in realtà hai ragione in quello che dici. Però io tendo sempre a fare l'avvocato del diavolo e soprattutto a vestire le scarpe degli altri, no? Mi metto sempre nei panni del junior, perché lo siamo stati tutti. Io sono junior, ok, oggi... JavaScript fatigue, un framework ogni 2 secondi, ho bisogno di costruire i miei punti di certezza, l'ecosistema nel quale mi trovo, sono catapultato in un ecosistema, come mi oriento? Dall'altra parte ci sono sviluppatori che sono sempre più fissati con una dev experience in modo che sia più smooth possibile l'adozione, perché ci si valuta contando le stelline su GitHub, che per me è una vanity metric. Assolutamente. Quindi mi chiedo, e non ho una risposta a questo, stiamo andando, per come stiamo inquadrando, no, il mondo della dev experience,
stiamo andando nella direzione giusta? Cioè, oggi nello stesso tempo mi dico, quante persone usano internet senza conoscere ISOSI? Allora, questa risposta mi farà sentire più vecchio di quanto sono già, però va bene. Allora, ti dico, in questa occasione c'è il problema della copertina troppo corta, no? Nel senso che, da un lato, è vero, uno sviluppatore junior si trova catapultato in uno scenario immenso, per quanto tu possa suggerire un learning path, a meno che quello non si vida 2 anni senza dormire, probabilmente avrà grosse difficoltà a colmare e a chiudere un po' il cerchio. Dall'altro lato ci sono le esigenze che sono cresciute, le esigenze che portano enormi difficoltà da parte degli sviluppatori, perché devono adeguarsi nel più breve tempo possibile. Quindi, ora, al netto della metrica, della vanity metrics, delle stelline o di qualunque altro tipo di vanità, che può essere anche un awards che raggiungi, quindi cioè, mi ci metto anch'io assolutamente in questo genere di cose, ti dico che senz'altro, qualunque cosa si affronti, secondo me è più saggio partire dal basso e arrivare verso l'alto piuttosto che fare il contrario. Cioè, quello che voglio dire è banalmente che se lo sviluppatore junior gli viene richiesto React, per carità, è la prima cosa che dovrà imparare per entrare sul mercato. Io lo comprendo. Però piuttosto che poi, mentre sta lavorando con React, si sposta su Pinco Pallo, fermi tutti. No, non è la cosa giusta da fare. Spostati un attimino, scendi un po' verso il basso, poi risali. E tra l'altro la risalita sarà molto più veloce. Cioè, sono d'accordo con te, infatti quello che sto dicendo è... Questa cosa è fortemente inquinata dal mercato, Cioè io non do la colpa allo sviluppatore, in realtà non do neanche la colpa all'azienda, perché l'accelerazione in quel caso è globale. Oggi, guarda, leggevo una cosa che è abbastanza comune da leggere oggi, però un po' mi ha spiazzato, non c'entro tutto quello che stiamo dicendo, ma sono quelle cose che ti lasciano dire, cioè, ma guarda che, cioè, noi non è che scriviamo righe di codice, cioè noi cominciamo ad essere una leva dal forte impatto su questo mondo. Io oggi leggevo qualcosa come se il codice che è attualmente presente al mondo, che diciamo lavora per risolvere problemi in genere, se fosse stato scritto meglio avremmo avuto un risparmio energetico quasi del 15%, cioè altro che l'industria di carbone. Cioè, se ci pensi, noi ora cominciamo a coprire un ruolo che è veramente game changer, ma veramente game changer. Ma su questo io sono pienamente d'accordo, tanto che adesso lo recupero, è giusto per chi se lo fosse perso, noi qualche tempo fa abbiamo fatto un episodio con padre Paolo Benanti, che credo sia il frate più figo del mondo. Del pianeta, esatto. E parlavamo proprio questo, no? Della nostra responsabilità. Il discorso che voglio fare è, preso atto che viviamo in un mondo dove anche nel nostro ecosistema sta avvenendo quello che secondo me è un po' la diluizione, no? Si sta tutto diluendo, sta tutto diventando un mare magnum di framework, di tool, di cose, un po' come funziona con l'informazione oggi, cioè è un trend che abbiamo già vissuto ed esperito, no? C'è qualcosa che possiamo fare per stimolare quello che dici tu, il processo che dici tu, cioè adotta il framework, adotta l'astrazione, però quando ti sposti cerca di fare questa specie di arco verso il basso, assumere conoscenza per poi ripassare a un'altra astrazione.
c'è qualcosa che noi, quando costruiamo i framework, noi quando facciamo librerie, noi quando facciamo divulgazione, possiamo fare per stimolare questa cosa? Probabilmente non esiste una risposta, però è una domanda che ci dobbiamo porre. Assolutamente. Allora, guarda, chiaramente questo è un qualcosa che dovrebbe agire proprio come motore di fondo, e non è chiaramente pensabile, però io ritengo che una persona che ad oggi comunque si espone con un canale di divulgazione, con una mentorship, con una pair programming con uno sviluppatore più giovane, dovrebbe trasferire questo genere di concetti. Già partendo da questo genere di apporto che si può dare, probabilmente si può migliorare, ma ripeto, anche perché soprattutto questo genere di esperienza, cioè prima o poi ti schianterai, così come mi schianto io quando mi si viene a parlare di Kubernetes. Ma per me Kubernetes è una cotoletta, cioè un'enorme cotoletta. Conosco i concetti di fondo, va bene, capisco a che cosa mi serve, ma diciamo, cioè, se io domani dovessi avere la necessità, ma non posso pensare di ok, ora imparo Kubernetes senza avere il background di quello che è la containerizzazione, la programmazione distribuita, la scala networking. Scusa, networking, bravo. Che pochissimi conoscono. Lo potrei fare, cioè io me lo posso andare a prendere un corso su, non ti dico Udemy, anche su Udacity, su piattaforme più autorevoli, tutto quello che vuoi. Sì, ma poi prima o poi mi ci schianto, anche perché ok, ma domani se le cose cambiano che fai? Cioè quanta vita ancora deve avere React? Oggettivamente lo vediamo che cominciano le prime vere difficoltà, no? Lo vediamo che Angular ha avuto, parlo sempre del front-end, perdonatemi, ma è quello che conosco. Lo vediamo che c'è stato comunque una battuta d'arresto. E qui torno un attimino, posso tornare un attimino al discorso del browser, che secondo me è sì, credo di sì, utile. Ad esempio, studiacchiando un po' questo genere di problematica, mi sono reso conto del perché spesso e volentieri si dice: scusa, ma questo browser che lo fa, ma perché quello non lo deve fare? Perché è dietro a queste cose? Ci sono un sacco di problemi a riguardo. Un sacco di problemi. Io stavo studiando un attimino l'evoluzione di Blink, e tu, cioè, ci sono un paio di articoli che sono illuminanti. C'era un tizio di Google che faceva front-end, l'hanno preso e l'hanno messo a lavorare su Blink, cioè sul render engine Blink. E quello diceva: io quando sono arrivato, ma credete, non ci ho capito un tubo. Ma non ci ho capito un tubo perché c'erano talmente tanti pezzi di codice presi e avvalangati lì dentro. Stiamo parlando del render engine che ci fa vedere le pagine web di tutto il mondo, che tu dici, ma qua sì, io devo fare una cosa, ma come la faccio? Cioè, come faccio a non creare regressioni, ad esempio, su una roba del genere? Se non hai una conoscenza profonda anche dei limiti che ci sono su determinate code base, su determinati problematiche, su determinate architetture, ma cioè, tu ci puoi sperticare quanto vuoi, non ne uscirai vivo, non ne uscirai assolutamente vivo. Guarda, su questo argomento penso che ci faremo un episodio, quindi riverrai a trovarci, perché voglio coinvolgere un po' di persone a parlare proprio di questo, okay, di questo argomento. Ma di complessità. Uno da casa? Ah, anche due. Ok, grazie. Sai perché? Perché pochissimi parlano di complessità e learning path insieme. Invece credo che tutto venga, cioè quello che noi stiamo vivendo nel mondo JavaScript venga proprio, sia conseguenza proprio dell'unione di questi due concetti.
non lo so, ho questa sensazione. Ma ti dico, ora senza allontanarci, cioè poi la chiudo, giuro, ma anche tutta l'astrazione che il cloud ci porta, cioè tu, attenzione, tu non sai utilizzare Kubernetes, tu sai utilizzare la versione managed che ti dà AWS, ad esempio, che è un'altra cosa, che è un'altra cosa. Cioè, quindi è giusto che l'astrazione porti progresso, accelerazione, per carità, però è un prezzo da pagare. Questo è chiaro, cioè lo dobbiamo mettere in conto. Parlo personalmente, non parlo di catastrofi mondiali. No. Serve la consapevolezza, cioè la devi mettere a bilancio sta cosa. Hai ragione in quello che dici. E se hai un livello di esperienza tale perché hai preso calci nel culo, da dire, ok, tanto io qua sto prendendo la scorciatoia, qua sto usando un'astrazione, prima o poi mi torna indietro. Io ricordo un bellissimo tuo episodio con Salvatore Sanfilippo, dove parlaste proprio di questa cosa, e lo metterò nelle note dell'episodio, perché avete affrontato il punto della complessità, no? E del costo della complessità. Io lo ricordo bene quell'episodio. E dicevo, lo devi mettere in bilancio. Lo devi mettere in bilancio. Però ritorniamo per un attimo di nuovo alle Progressive Web App e al Project Fogo, che è un modo, esatto, no, per creare astrazione. No, esatto. Ti dirò che è... guarda come ti ricollego la cosa, come se fosse preparato. No, in realtà è vero, è un'astrazione, assolutamente sì, ma è un'astrazione utile per avvicinare, in questo caso, ciò che fa il sistema operativo con ciò che può fare il browser. Quindi non la chiamerei tanto un'astrazione in senso ampio, ma un layer di congiunzione tra il sistema operativo e il nostro browser. Se vuoi racconto un attimino in che cosa consiste proprio il Project Fugu in genere, si chiama in realtà come progetto Web Capabilities, a dire il vero. Però diciamo, il è fighissimo, dai. Com'è? Il pesciolino è fighissimo. Ah, voglia, ma c'è una storia, allora, se poi te la racconto, abbastanza nota, però se poi te la racconto un attimino. Sostanzialmente, questo progetto Web Capabilities, o comunque Project Fugu, Project Fugu, sostanzialmente nasce per far sì che si possa colmare il gap tra l'esperienza nativa e l'esperienza web. Che cosa intendiamo? Intendiamo semplicemente che ci sono delle cose che con il nostro browser fino ad oggi non abbiamo potuto fare. Cioè, chiaro, quella più lampante di tutte, tiro su fuori sempre questa, ma perché è veramente di estrema e facile comprensione, è la File System Access API, cioè la possibilità di utilizzare il file system del nostro sistema operativo, cioè della nostra macchina, attraverso il nostro web, il nostro browser, scusami. Ci sono state un sacco di prove in passato. Tutte queste prove poi hanno portato ad utilizzare Electron per fare Visual Studio Code, no? Tutto ha portato lì. Bene, oggi, se vedete, avete la possibilità di utilizzare Visual Studio Code direttamente da browser. Perché? Perché grazie a delle API, e ora qui facciamo una riflessione che quadrerà il cerchio, e tu direi, Francesco, sei un genio, da un lato, in realtà sto improvvisando clamorosamente, ti dirò che in questo caso, sostanzialmente, questa API non fa altro, che mettere in comunicazione il nostro browser con quelle che sono le API del file system, cioè non un'ulteriore astrazione, proprio con le chiamate del nostro file system, del nostro sistema operativo. Benissimo, grazie a questo, un'architettura delle API pensata in un determinato modo, e ora diciamo come, consente di utilizzare appunto il nostro file system. Vi ricordo, utilizzare ad esempio le push notification, ma soprattutto utilizzare non mi viene il termine, push da un lato e dall'altro la notification API. Quindi le notifiche che noi vediamo sulla nostra macchina, o se siamo su Android, sul nostro smartphone, ma
conosce il sistema operativo, mica le gestisce il browser. Il browser dialoga con il sistema operativo che ora è in grado di fare questa cosa, passando dal nostro browser, così come tantissime API che ad esempio dialogano con l'USB, piuttosto che col Bluetooth. Ce ne sono alcune di vecchissime, quindi non è che sto parlando di cose così recenti, così assurde. Così come ce ne sono tante altre che ci danno la possibilità di avvicinare l'esperienza anche su altri fronti, che magari sono meno lampanti, no? Ma se ci pensi oggi, attraverso delle API come, non lo so, la barcode detection, piuttosto che NFC, Bluetooth. NFC, ma anche Little Detection, cioè c'è un'API che consente di capire quando andare a posizionare un processo, e qua quando parliamo di prestazioni, no? Hai la possibilità di delegare un processo magari dalla bassa priorità, ma magari anche discretamente oneroso, nel momento in cui il browser è scarico. Cioè, pensa un po', non sapere e non avere l'idea che si possa utilizzare qualcosa del genere oggi. Magari ti farà fare quell'invio all'Analytics, che poi faresti con le Beacon API, ma vabbè, poco importa. Potresti delegare una scrittura di un log, sto dicendo una fesseria come un'altra, nel momento in cui il browser è scarico. In piena follia del nostro browser che deve gestire un quantitativo notevole di cose. Oggi è possibile attraverso le API che arrivano attraverso questo progetto di fare recognition della scrittura manuale. Non hai più bisogno di andare a chiamare un servizio in cloud per far sì che tu scrivi qualcosa con la tua matita, con la tua, che ne so, con la tua tavoletta grafica, dico una fessina con un'altra, andare a riconoscere il tratto calligrafico. Perché questo, se ci riflettiamo? Perché il sistema operativo lo sa fare. Cioè, il sistema operativo queste cose ce le ha. Il sistema operativo, il macOS, la detection del viso, la sa fare. Perché ci dobbiamo spertigare a provare nuove soluzioni quando basta un dialogo coerente, scritto con un approccio developer-driven, e ora ti dirò anche il perché, che ci consente appunto di utilizzare quelle API. E quindi quando noi scriviamo, tu dicevi l'NFC, assolutamente sì, possiamo lavorare sulle seriali, che è una cosa che ci pensi che è anche piuttosto anacronistica, no? Quando quindi, e qua ti torno a due punti importanti, quando quindi parliamo di progressi web app, attenzione, ricordiamoci sempre che è una cosa che si ripete da quando sono usciti i progressi, non vuol dire che ci danno la musica progressiva, chissà. Progressivo vuol dire che deve essere utilizzato un approccio di progressive enhancement, cioè che tu devi avere la possibilità di utilizzare quella feature se il tuo sistema, la tua macchina, il tuo hardware ti consente di farlo, se no non lo utilizzi. O utilizzi un fallback oppure gli dici: fratello, questa cosa non la puoi fare. Esempio lampante, sempre su Visual Studio Code, su browser, se sei su Firefox, che non ha ancora quell'API, ti dice: vuoi lavorare su questo progetto? Ok, fammi l'upload del progetto e poi lo scarichi. Non lavori con il tuo file system, giusto per capirci. Sul discorso quindi astrazione, in questo caso ci sono due dettagli importanti, e qui quadra il cerchio finalmente. Il primo è quello che dicevo: in questo d'astrazione, sì, ma in realtà è un layer di comunicazione col nostro sistema operativo. Non tutte le API di questo progetto, per carità, ma buonissima parte nasce soprattutto per questo. L'altra cosa che è importante è che questo genere di API seguono un workflow di creazione estremamente developer driven. Cioè, le API, prima, cosa che succedeva in passato, le API venivano a un certo punto rilasciate. Ok, sul browser c'è questa nuova funzionalità. Tu
tutti, bellissimo, poi la usavi ed era praticamente usabile come, che ne so, un pallone da calcio fatto in cemento armato, no? Dici, ma che cazzo, cioè, finalmente potevamo fare, ma è totalmente inusabile. Ad esempio, sul file system ci sono stati più di un esperimento, o sullo store, Web SQL, ad esempio, ti faccio un altro esempio. Ok. Oggi invece queste API vengono innanzitutto proposte, possono essere proposte direttamente dai developers che le utilizzeranno, saranno discusse, c'è proprio un processo, poi se tu vuoi mettere i link a Corredo, figurati, super volentieri, poi ve li giro. Questa discussione poi si trasforma in una prima fase di lavorazione da parte del team che scrive browser, quindi non da Pinco Pallo. Queste API non vengono rilasciate. Non è che ti dico, ok, qua ci sono le API, abbiamo fatto quello che volevamo, siamo stati tutti bravi. Assolutamente no. Vengono rilasciate in due tipologie di modalità. Una attraverso il, no? Cioè quello che tu te ne vai nelle impostazioni del tuo browser, attivi il flag e puoi utilizzare la funzione WebGL. Quando uscì era così, ad esempio, non so se ti ricordi, ma tu sei vecchio, non lo ricordi? Oppure c'è un altro modo di rilasciare queste questo genere di API, che sostanzialmente si chiama Origin Trial, cioè ci dà sostanzialmente la possibilità, attraverso un token che possiamo richiedere, bla bla bla, di fare degli esperimenti ed autorizzare per un periodo di tempo quelle API per il nostro progetto. Quindi un utente che arriva nel mio esperimento potrà tranquillamente utilizzare. Questo mi darà la possibilità a me di provarla sul campo, a me sviluppatore, non a me che l'ho pensato, non a me che l'ho sviluppata perché secondo me così poteva funzionare. Ho la possibilità di raccogliere i feedback da parte degli sviluppatori, da parte degli utilizzatori, e lì finalmente rimetterla in discussione ed eventualmente trasformarla in un API che il nostro browser ci mette a disposizione, che noi, ovviamente plurale assolutamente maestatis, noi che l'abbiamo pensata, commentata, criticata, rilavorata, provata e fatta provare, finalmente possiamo utilizzare. Non so se sono riuscito a darti questo escursus. A quel punto può essere rilasciata e tutti siamo felici. Questo crea un'astrazione, è vero, ma molto più vicina all'esperienza dello sviluppatore. Chiarissimo. Porto però, tutti siamo felici, io porto un po' di tristezza. No, faccio sempre l'avvocato del diavolo, tu ormai mi conosci e mi sopporti anche per questo. Web APIs, Project Fugu e giardini cintati dei sistemi operativi, sandbox dei sistemi operativi. Com'è la situazione? Allora, anche sul discorso sandbox ci sarebbero ragionamenti da fare a livello di browser, ma li possiamo trascurare per adesso. Tra l'altro, con le ultime release di Chrome stanno lavorando molto sulla parte di sandboxing. Non so se rilasci che stanno facendo, ma dico, al netto di questo, c'è da dire una cosa. Mi soffermo solo sulle API, ok? Se per te può essere esaustivo. Le API, attenzione, sono tutte pensate per offrire un approccio esplicito nei confronti dell'utilizzatore. Quindi, diciamo, prima la criticità più canonica che possiamo conoscere, ma se questo sito fa qualcosa che l'utilizzatore non vuole che si faccia, se l'utilizzatore non vuole che si scriva sul sistema operativo, io non lo posso costringere da sviluppatore, io non lo posso costringere da browser. Benissimo, sarà un po' scomodo, forse sì, ma questo genere di richiesta, di utilizzo, contempla una richiesta esplicita. Tu non puoi utilizzare il file system del sistema operativo se prima non dici sì, sono disposto a farlo. Spunta l'iconcina nella tua barra, come ti spunta l'iconcina quando utilizzi la cam.
Cioè, tu la cam la devi autorizzare, non è che cioè, se usi StreamYard, se usi Meet, le prime volte che le usi la devi autorizzare, così come il microfono e via dicendo. E non lo so se l'avete notato, ma c'è l'iconcina che ti dice che lo stai utilizzando. Cioè, puoi richiedere indietro l'autorizzazione che hai dato. Poi chiaramente ci sono utenti e utenti, cioè, c'è l'utente che dice: oh, una maschera, c'è scritto ok, perfetto, premo ok a prescindere da tutto, no? Ma quello, diciamo, poi c'è un limite a quello che si può fare. Poi... No, ma aspetta, la domanda che ti facevo è, tu hai buttato un occhio anche allo sviluppo, no? di questo tipo di API. Hai percepito delle complessità date dal sistema operativo, cioè complessità che ha il team di Chromium nell'implementare questo bridge, no? Verso il sistema operativo, dato dal sistema operativo, visto che comunque faccio l'esempio di Apple, è risaputo che molte cose non sono facilmente accessibili o direttamente accessibili. Allora, ti dico due cose a riguardo. Ovviamente è per come la vedo io, poi anzi te ne dico due più una. Uno è, spesso il limite è più dettato dall'architettura del browser che dal sistema operativo in quanto tale. Il sistema operativo, alla fin fine, una feature o te la mette a disposizione o non te la mette a disposizione. Cioè, non c'è troppo da discutere a tal riguardo. Non c'è una... difficoltà implementare. Allora, io sto semplificando, chiaramente non lo saprei mai fare una cosa del genere, attenzione, però diciamo che il sistema operativo, se ti mette la detection, se ti mette a disposizione come API di sistema operativo la detection dei volti, benissimo, se te la mette a disposizione deve essere il sistema operativo, il browser e questo layer di API a consentire di utilizzare in maniera, primo sicuro, secondo prestante, anzi, no vabbè, lasciamo questo come oggi, primo sicuro, secondo prestante, terzo ergonomico, la possibilità di farlo. Purtroppo non è così scontato che un browser lo possa fare, perché possibilmente insito nella sua architettura che ci sono delle complessità di realizzazione che sono molto più grandi rispetto al problema poi da risolvere. C'è una cosa che ora è uscita nel mondo CSS, sono tutti felici, che è uscita, no, sono uscite le, aspetta come si chiamano, perché faccio brutto, credo si chiamano content query, cioè sostanzialmente la possibilità di fare quello che si faceva sulle media query, che appunto si appoggia sulla media, sul content, cioè sul contenuto, sul contenitore, scusami, che contiene un elemento. Quindi tu non puoi solo fare le query a livello di media, quindi se la mia pagina, scusami, il mio display o il mio viewport è a 1200 pixel piuttosto che a 600, ma ora puoi lavorare facendo capo al tuo contenitore, al contenitore dell'elemento. Se ci pensi, cioè, no, non è una cosa così assurda, no? Cioè, io vedo molto più complesso la media query, se ci pensi. In realtà non è così. In realtà l'architettura del browser non offriva, soprattutto di Chrome, non offriva la possibilità, la riscrittura di alcune parti di Blink, non consentiva di realizzare questo genere di cose in una maniera rapida e prestante, perché venivano eseguiti talmente di render per fare una cosa del genere, che sostanzialmente avevamo un calo di prestazioni mostruose, quindi non poteva essere rilasciata. Quindi prima di rilasciare le API è stato necessario riscrivere una parte dell'engine. Cioè, tu pensa che è follia, no? Cioè, se ci pensi, è assurda come cosa, però è super affascinante. Cioè, a me mi affascina un sacco le cose del genere. Prima hanno dovuto riscrivere quello, poi puoi rilasciare quello che vuoi, no? Quindi c'è tanto da ragionare. Cioè, il Project Fugu in questo caso pensa a come debba essere realizzato un API, alla proposta, allo sviluppo, e vi dice poi questi problemi, poveracci, poveracci, vorrei essere io. Se la sbrigano quelli che si... no? Che
hanno un milione di cose assurde a cui dare seguito. Anche qui c'è una serie di articoli, cioè, sono illuminanti, sono veramente illuminanti al riguardo, secondo me. Guardavo l'orologio, lo sai, no? L'ultima volta che abbiamo registrato insieme abbiamo fatto 3 ore e mezzo, però questa volta so che devi andare dai tuoi figli e non posso trattenerti troppissimo, altrimenti, ma avremo occasione di farci la chiacchierata di persona davanti a una birra. Ti voglio però, prima di chiudere, fare un'altra domanda. E la domanda è un po' una provocazione più che una domanda. Chromium barra Chrome corre. E gli altri browser? Questo scollamento può essere un problema? Beh, oddio, sì, Chrome corre, cioè il progetto Chromium corre. Attenzione che il progetto Fugu passa da Chromium, ma per consentire che possa essere un progetto ad ampio spettro, non un progetto relegato a un singolo browser. Sicuramente abbiamo i tre concorrenti, Firefox che comunque ha un'ottima base di utenza, sicuro non quella di una volta, ha un'ottima architettura su molti fronti, però effettivamente ad oggi ha ancora delle difficoltà da colmare. E probabilmente c'è da dire, mi dispiace dirlo in questi termini, che Google ha molti più soldi di Mozilla, ok? Quindi c'è È anche un problema. anche abbastanza scontata Sì, no, dico, cioè, ci sono come anche problemi delle company che portano avanti questo genere di cosa. cose, no? Ovvio, ovvio. E, Safari, di contro, tutti dicono è il nuovo Explorer. Da un lato è assolutamente vero, da un lato sposa esattamente la filosofia di Apple, che se le cose non hanno la dovuta maturità e chi se ne frega di quello che dice la gente, noi continuiamo così. Poi c'è da dire che credo che il team Safari sia il team più piccolo che ci sia in Apple, ma va bene, quella è un'altra storia. Però, tra l'altro, a proposito, l'altra volta vedevo un'immagine divertentissima, che era se l'iPhone, se la Apple avesse dato retta a tutto quello che chiedeva l'utenza. Ed era tipo una specie di mostro titanico con l'HDMI, il laccetto per non farlo cadere, e che ne so, una batteria enorme per farlo durare tantissimo, no? Non sarebbe stato il prodotto che oggi è amato da tantissime persone, anche odiato da tantissime altre. Quindi ti dico, sì, questo è un problema che continua a esistere. Ci sono dei progetti come c'è stato Compact 2021, non so se l'hai visto, che ha messo d'accordo tutti i browser, dicendo, ok, facciamo così, è inutile che pensiamo, la sto un po', sto facendo un po' storytelling, non così, inutile che ci andiamo io da una parte, tu da un'altra, io da un'altra ancora, facciamo così, prendiamoci un paio di problemi comuni a tutti e troviamo la soluzione. Troviamo la soluzione, ad esempio uno di questi era lo sticky footer, se non mi ricordo male, alcune rule CSS, non sto ricordando esattamente quali fossero. Quindi questo progetto ha consentito di far collaborare le realtà che scrivono browser. Questo progetto ora è cambiato, ora non sto ricordando come si chiami, ma c'è una grande intenzione sotto questo punto di vista. Poi chiaramente il mercato è il mercato. Non c'è poi troppo da discutere e troppo da ragionare. Questo oggettivamente è così. Quindi sicuramente lo scollamento ancora è probabilmente continuerà ad esserlo. Però molte di queste API in realtà, ad esempio, le trovate su più sistemi operativi, perché in questo caso non c'è solo il browser, vi ricordo, ma anche il sistema operativo. Quindi l'affare si complica, però diciamo la direzione, attenzione, il progetto Fugu non è un progetto di Google, è un progetto multicorporate guidato da Google, perché chiaramente ha l'ownership di Chromium, no? C'è anche Microsoft e Intel, se non ricordo Sì, male, assolutissimamente, assolutissimamente. Quindi diciamo è comunque un impegno abbastanza comune e ampio, ecco, vediamolo così.
Devo dire che in realtà, da un punto di vista, è una lenta rivoluzione, no? Lenta perché comunque, sai, si parla di standard, quindi i tempi sono quelli che sono. Però dall'altro canto, se proviamo a guardare un po' com'è il nostro uso del computer oggi, è spaventoso. Io facevo un ragionamento l'altro giorno, no? E siccome sto pensando di prendere il nuovo notebook e c'ho un po' di scazzo con Apple, è un periodo che ce l'ho con Apple. Non lo so. Ma non ce l'hai con Apple perché non hai provato le architetture ARM, avrai ancora un Intel. No, no, c'ho anche un MacBook Pro con l'M1, ma è in salotto fermo, per una serie di scelte politiche più che altro. Un vecchio idealista, e secondo me il fatto dei 70.000 dongle, il fatto della RAM bloccata, del disco bloccato, io oggi mi ritrovo una macchina che avevo pagato 5.000 euro che non è in grado di reggere neanche il divano, se lo metto sotto, qualche anno fa, è un po' la cosa mi ha innervosito, e quindi poi per colpa del Paolo e Alessio sto usando Arch Linux, sembra un ritorno alle origini, l'audio funziona di merda. Scusa? Io ti sei messo anche dietro ad alcuni estremisti sotto questo punto di vista. Lo so, però in realtà... Che conosco anch'io. Sì, che salutiamo. No, però in realtà ne sto apprezzando la cosa, al di là dell'audio che comunque rimane comunque una merda. Detto questo, però... Quello che mi sono dimenticato cosa volevo dirti. Ah, che alla fine facevo un ragionamento, no? Sulla nuova macchina dove ho messo Arch. Io in una settimana ho fatto 3 file. Ho creato e salvato nella macchina 3 file. Tutta la mia vita digitale passa per il cloud. Da GitHub, in questo caso per lavoro Azure DevOps, l'audio che rimane da stringare, magari lo scarico, lo modifico e lo riuploado. Assolutamente. Cioè, io non ho più non sento più il bisogno di utilizzare il mio sistema di backup. Ma perché esatto, oggi parlavo con una persona, mi ha detto sto facendo un backup, mi ha detto cacchio, ma che non faccio un backup una vita. E poi, proprio andando a prendere qualche informazione a leggiucchiare del progetto Fugu, ho letto una dichiarazione di Intel che dice che a oggi il 50% dei cicli macchina del processore servono per far girare il browser. Posto che c'ho un mega punto di domanda, perché vorrei capire come cazzo fa Intel a sapere che il 50% dei cicli macchina sono per il browser. Però sai, non è neanche così difficile pensarlo. Cioè, sicuramente avranno fatto un'analisi, un'analisi statistica a campione, immagino. Ma sì, oggettivamente il browser è l'applicazione in assoluto più utilizzata. Ma attenzione, non solo oggi, cioè storicamente oramai, a livello di tempo d'uso, se noi prendiamo tutte le persone che hanno e tutto il tempo in cui hanno utilizzato un browser, non lo so quante vite di Matusalemme potremmo mettere una dietro l'altra. Cioè, in assoluto il software più utilizzato di tutti, browser, browser, non quel browser. Quindi non mi vergogno, cioè mi vergogno tantissimo a dirlo, ma non mi vergogno troppo a dirti che io almeno avrò 300 tab aperte in questo momento, organizzate, perché per carità, c'ho le mie tab raggruppate, c'ho i miei profili utente per diciamo utilizzo, diciamo così, ma allora mica è gratis. Mica è gratis. Ora, ad esempio, una delle cose su cui stanno lavorando è proprio ridurre il tempo di disattivazione della richiesta di risorse, proprio perché è diventato, c'è qualcosa, cioè l'utilizzo
di questo strumento è andato molto più veloce della realizzazione dello strumento stesso e del poter fare fine tuning, che è una cosa complicatissima. E anche della consapevolezza nella quale lo si usa. Io su questo ci batto spesso, nel senso che io non me ne rendo conto, ma davvero lo uso un pacco, lo uso veramente tanto. Ma faccio l'esempio di VS Code, che molti sanno che è l'editor che io amo. Il fatto di poterlo far girare da browser mi scolla. L'editor era uno dei pochi tool che ancora mi tenevano ancorati a un sistema operativo. A questo punto ti posso dire che nel momento in cui Visual Studio Code mi gira su browser e nel momento in cui posso emulare un terminale su browser, cioè io mi prendo un Chromebook. O usarlo con CodeSpace, no? O usarlo con CodeSpace, ma sto provando Fleet e c'ha l'omologo, no? Sì. E quindi alla fine mi dico, sta cambiando qualcosa? Ne siamo consapevoli? Ci siamo fatti le giuste domande? Perché noi oggi siamo figli, no? di questa passione, di questa la fregolina del nerd, no? Che dice, oh, è uscita l'ultima cosa, no, la devo provare, la devo fare. Ma stiamo, siccome la nostra è un'industria, tu hai detto prima all'inizio, ci stiamo basando una importante parte del mondo su questa industria, ci stiamo facendo le giuste domande? Assolutamente, ti dico una cosa soltanto, io che non me ne voglia male nessuno, io ti dico soltanto una cosa, giusto per farti capire, ho visto applicazioni pazzesche fatte con i framework più aggressivi, più frequenti, tutto quello che vuoi, e ci abbiamo messo i microservizi e qua e là. Io oggi ho visto un progetto fatto da una persona, scritto in PHP e che aveva solo jQuery, credimi, io un prodotto non banale, attenzione, non banale, minchia, io una cosa più veloce di quella non l'avevo mai vista. Giusto per farti capire che probabilmente quella cosa scritta con ciò che oggi schifiamo, però è scritta molto meglio, perché quella persona ha molta consapevolezza di quello che sta facendo rispetto a qualunque altro strumento super figo, ma che usiamo perché è super figo. E magari, cioè, poi magari è una bomba, attenzione, ma il nostro approccio è che lo usiamo perché è figo. Guarda, no? Parli con uno che sta che deve mandare in produzione un progetto che deve supportare il progressive enhancement fatto in Next. E progressive enhancement dei più radicali, quindi anche con JavaScript disattivato. Ecco. Sai cosa vuol dire? Cioè, sì, credo. Che se andavo con jQuery e pagine HTML, forse esatto, avevo meno dolori. Esatto, cioè comunque va valutato esattamente lo strumento giusto per il caso giusto. Invece te la posso fare una domanda io. Vai. Ma come cacchio lo chiami questo episodio che abbiamo parlato un milione di cose? La complessità di semplificare, la complessità nel semplificare le cose. No, mi invento qualcosa, non lo so. Va bene. Sei tu il master of titles. Lo so, però... non lo so, un po'. Mi sono spiazzato. Però questo Master of Headlines è fighissimo. Sì. Te lo stampo, te lo mando e lo metti a fianco alle certificazioni e ai prize. Volentierissimo. Fra, io ti ringrazio. Prima di lasciarti andare, però, ti devo chiedere se hai qualcosa da condividere con la nostra community, che sia un libro, un video, un talk o un disco. Li conduco nel paese dei balocchi. Ah, il paese dei balocchi. Però ti devo chiedere se hai qualcosa da condividere con la nostra community, che sia un libro, un video, un talk o un disco. Decidi. Assolutamente. Allora, video, talk, quelli link, quelli poi te li giro volentieri. Invece quello che voglio suggerire, allora, prima che cominciasse la puntata, volevo suggerire l'ultimo album dei Mastodon, che è un album, secondo me, formidabile, si chiama Ashed and Grim, 2021,
Ma poi tu prima hai tirato fuori una hai tirato fuori il Banco del Mutuo Soccorso, che per me è un gruppo importantissimo nella mia cultura musicale. Quindi invece quello che vi suggerisco è Darwin. Ascoltate Darwin del Banco del Mutuo Soccorso. Questo è quello che provo a lasciarvi. Fantastico. Prima di registrare il prossimo episodio, tra qualche minuto me lo ascolto. Esatto. Bello, bello. Esatto, esatto. Io invece voglio suggerire un libro. Perché? Perché in realtà una parte del nostro lavoro è anche comunicare quello che facciamo. E talvolta, sia che stiamo presentando delle nuove feature al team, o stiamo facendo una retrospettiva, o stiamo presentando le feature all'altra parte della società, o al product owner che c'è dietro l'angolo, oppure stiamo parlando a una conferenza, beh, abbiamo bisogno di fare delle slide. E noi, generalmente, in quanto sviluppatori, siamo abbastanza a capre con le slide, no? Le facciamo o utilizziamo dei tool dove dobbiamo solo scrivere il testo, compilare e usare dei template già pronti, oppure utilizziamo Google per fare due slide al volo, PowerPoint qualcuno, ma alla fine non ci prestiamo tanta attenzione, e soprattutto non prestiamo attenzione a come rappresentiamo i concetti. In realtà la rappresentazione del concetto, e questo mi viene dagli studi che sto facendo adesso riguardanti la psicologia e il carico cognitivo, la rappresentazione del concetto è il miglior modo per trasportare il concetto da una cosa che si chiama memoria di lavoro, quindi il primo livello di memoria, no? Quando stiamo assimilando le cose, e trasformarla in connessioni neuronali, che poi è la memoria a lungo termine, quella che ci rimane finché non moriamo. Il modo migliore, se il concetto è molto grande, ci sono tanti concetti che entrano in gioco, è visualizzare le cose. Bene, esiste un libro fatto molto bene, in realtà c'è una parte interessante, c'è anche un po' di riempitivo, come tutti i libri, però c'è una parte che parla appunto dell'utilizzo dei diagrammi e delle illustrazioni all'interno delle slide. Che non bisogna essere necessariamente dei disegnatori o dei grafici per metterle, ma ci sono dei concetti, che adesso il concetto del grande e del piccolo, il concetto del vicino e del lontano, che sono degli archetipi, fanno parte della nostra natura umana e che in qualche modo ci possono venire d'aiuto quando dobbiamo trasferire della conoscenza. Il libro si chiama Slideology e fa il paio, la coppia, con un altro libro bellissimo che si chiama In the Back of the Napkin. C'è anche una versione italiana, il titolo è Nel retro del tovagliolo. Nel retro del tovagliolo è, diciamo, il libro più legato alla teoria di rappresentazione del concetto. Slideology la prende un po' più alla leggera e si basa sulla creazione delle slide. Se una parte del vostro lavoro è anche raccontare quello che fate utilizzando le slide, beh, secondo me averli nella libreria e leggerli anche può essere un buon investimento. Altrimenti avete solo riempito la libreria. Non li avete letti, fanno colore nella libreria. Su questo comunque, se ti posso dire, io sono un grande fan invece, io ci sto molto attento a fare le slide, perché secondo me... Cioè, poi comunque alla gente quelle li lasci, no? Cioè, ora magari siamo abituati che ci sono i talk online, comunque tanto contenuto registrato e via dicendo, ma fino a prima del Covid non era così scontato, rilasciavi le slide, fine. E comunque far sì che quelle slide possano trasmettere qualcosa senza dover scrivere un capitolo di un libro per ogni slide è importante, quindi sicuramente riuscire ad avere focus su questo genere di cose è super importante, assolutamente sì. Vero, verissimo. Io dico sempre che se tu sei il cicerone, no, che porta l'ascoltatore in un viaggio, le slide in qualche modo vogliono essere il punto di riferimento che tu dai mentre percorri questa strada, questo percorso. Quindi la cura nelle slide vuole anche dire un livello di cura verso il tuo auditorio. Assolutamente. 28 gradi e mezzo all'ombra, non piove più da 20 giorni e non c'è un alito di vento. Cambia.
fa tanto caldo quanta sete, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra presto, portaci da bere uno shot di birra fredda con o senza schiuma, scura chiara ma che sia una birra. Una birra, please. Oh yes sir. Eccoci qua, eccoci qua. È il momento di ringraziare i donatori. Chi si fa carico di sostenere in qualche modo una parte delle spese di GitBar? Perché GitBar sì, è gratis, ma in realtà ha dei costi, costi fissi, costi ricorrenti. Insomma, alla fine, affinché ogni settimana o quasi riceviate il vostro episodio direttamente nel vostro client di podcast, qualcuno ci deve mettere il lavoro e qualcun altro si fa carico appunto di pagarne le spese. E questa settimana dobbiamo ringraziare Franz e gli amici di Mowi Space, perché in realtà offrendoci 10 birre si sono fatti carico di una parte delle spese del mese di agosto. Quindi ringraziamo Franz e gli amici di Mowi Space che ci hanno anche lasciato un messaggio che vi leggo adesso. Un saluto e un piccolo aiuto da Mowi Space. Complimenti per tutto l'impegno che state mettendo nel podcast. Continuate così. Noi vi ringraziamo, grazie a te Franz, grazie a tutti i ragazzi e le ragazze di Mowi Space. E a questo punto non possiamo far altro che brindare alzando i 10 calici delle appunto 10 birre che ci avete offerto, e brindiamo alla vostra salute. Grazie. Come sempre ragazzi, io non so perché vengo sempre messo in mezzo in questa cosa, probabilmente perché sono l'unico che non si vergogna a parlare di soldi, ma non vedo perché vergognarsi, è una cosa così bella parlare di soldi, perché i soldi sono veramente la cosa più bella del mondo, quindi donate, perché dobbiamo andare a cena da Massimo Bottura con i vostri soldi. Quindi è una cosa molto importante e siamo molto poveri, quindi donate copiosamente, veramente in tantissimi. Mi raccomando, dateci i vostri soldi e noi ne faremo l'uso più responsabile che se ne possa fare, ovvero metterli su delle cripto uscite da mezz'ora. Potremmo rimanere un altro giorno a parlare anche solo di questo con Fra, ogni tanto, cioè ogni volta che ci sentiamo è così, le endless conversations. Esatto. Fra, io ti ringrazio tantissimo, grazie di cuore per esserci venuto a trovare. Come dico sempre, quando hai qualcosa da raccontarci, mi raccomando, contattami. Qua una birra fresca per te c'è e ci sarà sempre. E io la berrò con tanto piacere. Detto questo, io vi saluto ringraziando nuovamente Fra a nome mio e di tutta la community. Ciao a tutti. GitBar, il circolo dei full stack developer. Una volta a settimana ci troviamo davanti a due birre e con Brin Repo parliamo di linguaggi e tecniche di sviluppo web, di metodologie e di strumenti immancabili nella cassetta degli attrezzi dei full stack dev.